Buona giornata, benvenuti all'appuntamento con le Daily Tech News di Mr. Gadget. Oggi siamo a mercoledì, il 7 di ottobre del 2015. Dopo la presentazione di ieri di Microsoft, insomma, ci rimangono tantissimi prodotti di cui parlare. Intanto partendo dai Lumia 950, 950 XL e i 550. Intanto sappiamo che i prezzi da noi saranno leggermente più alti che nel resto del mondo: 599 euro per il Lumia 950, 699 euro per il 950 XL, 139 euro invece per il modello 550. Abbiamo visto le caratteristiche: fotocamera da 20 megapixel, USB Type-C per la connessione, ricarica rapida, 3000 mAh di batteria per il modello più piccolo, 3340 per il più grande. Abbiamo visto anche la caratteristica di due processori diversi: 5,2 pollici il modello 950 con uno Snapdragon 808 e invece 5,7 pollici con uno Snapdragon 810 per il modello XL. Ieri, tra l'altro, presentazioni importanti anche invece per il Lumia 550, che è il modello meno costoso, 139 euro, che introduce ovviamente la rete 4G anche ad un basso livello. 4,7 pollici di display HD con un processore quad core, una fotocamera insomma, tutto sommato contenuta ma normale per questo genere di prodotto. Però probabilmente ieri il meglio l'abbiamo visto con i Surface Book e Surface Pro 4, che introducono due prodotti che partono da due punti di vista diversi, no? Uno è un tablet che diventa anche notebook, l'altro invece un notebook che si trasforma in tablet. Grandi display, grandissima qualità tra l'altro del display, Windows 10 Pro a bordo di entrambi, quindi con la possibilità di usare qualunque tipo di applicazione anche professionale. Due prodotti veramente molto belli. Tenete conto, ecco, che il Surface 4 Pro arriverà ad un prezzo superiore ai 1000 euro intorno al 19 di novembre. Non abbiamo invece informazioni su quello che succederà della Microsoft Band 2, che invece introduce uno schermo curvo, uno schermo OLED curvo con Gorilla Glass, con 11 sensori a bordo addirittura, con la possibilità non solo di fare attività di tracking ma anche quella di interazione con il telefono grazie alle notifiche di mail, messaggi e di altre attività svolte dal telefono. Su questo non abbiamo né il prezzo né l'uscita in Italia, però abbiamo una notizia positiva che finalmente è compatibile anche con iOS e con Android. Altre notizie di questi giorni vengono ad esempio da Samsung. Samsung ha annunciato dei profitti record per il terzo trimestre del 2015. Pensate che dovrebbero essere addirittura in crescita del 79,8% rispetto ad un anno fa, con un guadagno complessivo di 6,25 miliardi di dollari, 24% in più i conti della divisione mobile, con un incasso di circa 2 miliardi di dollari. Volete sapere qual è la cosa più divertente? È che ciò che incassa di più è la divisione dei semiconduttori, 3 miliardi di dollari per i semiconduttori, quindi la costruzione di processori, in parte l'impennata è dovuta agli Exynos utilizzati sui prodotti Samsung, ma soprattutto grazie ai numerosissimi e alla quantità incredibile di processori che sono stati costruiti per Apple. Il successo di Apple fa guadagnare soldi a Samsung. Comunque un risultato molto positivo, perché il primo positivo dopo diversi trimestri invece di difficoltà. I dati non sono ancora ufficiali, saranno ufficializzati un po' più in là. Ultima notizia di oggi: nuovi iMac la prossima settimana con il display 4K. Come al solito, quando arriva questo genere di prodotti, l'annuncio è abbastanza silenzioso, dovrebbero apparire semplicemente negli Apple Store senza tanto rumore. Con tanto rumore invece il volume alto arriva alle 14:30 su Radio Number One. Mr. Gadget, vi aspetto, ciao, buona giornata.